Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati con Returnal, ma questo video ha più di una intro, in realtà ne ho fatte diverse perché sapete, questa serie è stata interrotta inizialmente perché era andato un po' troppo avanti rispetto a quello che vi potevo mostrare, poi la natura del gioco è un po' particolare e quindi non tutto quello che faccio nel gameplay poi va effettivamente nel video, ma questa è una cosa normale come tutte le serie, questo in particolar modo perché ogni qualvolta che si muore o semplicemente si spenge la play, insomma finisci la partita, rinizi da capo, torni alla nave all'inizio, come nel nostro caso che siamo nel terzo mondo, io mi devo rifare gli altri mondi per arrivare al terzo mondo, quindi è particolare. Tutte queste cose ve le diranno anche gli altri Mike nei vari momenti, però ve lo voglio ribadire anch'io all'inizio perché sennò diventa un po' confusionario, quindi vi avverto che questo video soprattutto sarà diviso in più parti, dal prossimo sarà già un po' più lineare, però a differenza di tutte le altre serie che abbiamo sempre fatto, questa è un po' più difficile da portare avanti in maniera appunto lineare, cioè due video al giorno non si possono fare con questo gioco. Penso di riuscirvi a fare un video tutte le sere, però avrà una struttura un po' diversa, ecco. Ma da parte mia c'è l'intenzione di finirlo, perché il gioco è fighissimo, guardate questa puntata, la prossima vi intrippa il cervello, raga, veramente... C'ha una svolta la storia che è clamoroso, è clamoroso. Purtroppo tante cose vanno tagliate e tante cose vanno perse perché magari muori. È una serie molto difficile, quindi io spero che voi apprezziate questa cosa. Vi chiedo scusa se avete aspettato così tanto, ma vi lascio comunque ai vari Mike del passato e vi diranno altre cose. Quindi ragazzi, vi chiedo il vostro supporto, fatemi sapere che ne pensate sotto nei commenti. Mi raccomando, un bel mi piace, vi lascio a Selene. Si chiama Selene, ma all'inizio della puntata la chiamerò Selene, vabbè. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mishosha. Finalmente siamo tornati con Returnal. E proprio è tornato nel vero senso della parola. Avete aspettato, non per colpa mia ma per ragioni di embargo, ma siamo pronti a riprendere la nostra avventura. E come potete vedere riprendiamo da qui, dalla nostra navicella che di nuovo si è schiantata. Di nuovo riviviamo sempre la stessa cosa e dobbiamo ricominciare da capo. Infatti ragazzi, sta cosa è un po' strana perché nell'ultima puntata, se vi ricordate, c'eravamo lasciati in procinto di entrare nel terzo mondo, nel terzo bioma. Se muori, cioè, o se chiudi il gioco, riparti da qui. Questo gioco mi sta piacendo tantissimo, non avete idea, però io in realtà ho registrato una piccola parte prima di questa, ma poi dopo mi sono ricordato che non ho tirato sul green screen e quindi ho detto no, aspetta, stoppo, ma stoppando si rinizia da qua. Quindi però ragazzi, in quel momento è successo di tutto. Fermi tutti, ragazzi. Ma alla prima porta la casa. Così, vabbè, sì, sappiamo che il mondo muta, ma non pensavo che me la mettessero così davanti. Qui c'è qualcuno. Un astronauta, ma è impossibile. Mi sta guidando o seguendo. Oh! Mi ricorda quelle vecchie fotografie che mi mostrava mia madre. Con la stessa tuta che avrebbe indossato lei se non avesse avuto un incidente. Ma la tecnologia dell'epoca degli Apollo non resisterebbe a questa atmosfera. Oh, fermi ragazzi! Allora, lei non sa chi è l'astronauta, ma a sto punto penso che l'abbiamo capito. O è la proiezione della madre, magari a livello emotivo, il suo subconscio, perché è impossibile che ci sia una casa su sto pianeta, ragazzi. Questo è quello che vede lei, ma abbiamo capito che lei è toccata in qualche modo. Le luci sono accese. E la ma... È aperta. Sì, sì, beh, cioè abbiamo pure la chiave in casa. Una casa del XX secolo. Entriamo, ragazzi. Cioè, queste sono le parti più importanti di tutto il gioco. Cioè, non vedo proprio l'ora di scoprirlo. E mi fanno una scagazza clamorosa. Cioè, io credo che... L'astronauta era la madre. È fuori posto. Però ha avuto un incidente. È come se qualcuno stesse spostando le cose. Vediamo un po'. Quella è la madre, chiaramente. Ciao, tesoro. Non rientro per cena. Ciao tesoro. Tesoro chi? Questa è la madre, ragazzi, credo, no? È un po' anziana. 720 non so che cosa significhi. Guardate ragazzi, psicofarmaci, io credo, no? Questi sono medicine. Io penso che lei, che Selene. Non mi erano più servite. Non mi erano più servite, vedete? Io ragazzi mi sto cominciando a fare la mia idea. Secondo me lei era o depressa o subito un trauma, un qualcosa, o era proprio malata, il suo profilo psicologico comunque era stato segnalato. Magari prendeva degli psicofarmaci e come conseguenza di tutto questo, oddio, c'ho i brividi. Ok, magari c'ha queste proiezioni, queste visioni. Ehi,
Anzi. C'è qualcuno? Non lo so, ragazzi. Ma guarda, ma dove mette sto quadro? Ragazzi, scusatemi, ma sto un attimo teso. No. No, ragazzi, vi prego, c'è brividi, veramente. Il mappamondo. No, sto tesissimo. Devo partire. Ne è valsa la pena. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Io voglio scoprire, ragazzi, sta cosa della mamma. Vedete però, ragazzi, ancora medicinali. E lì c'è una foto di una persona che non mi sembra... mi sembra proprio protagonista. Ecco, guardate questo carion. E anche in questo carion c'è l'astronauta. Vedete, raga, c'è una figura che continua, cioè torna sempre. Pieno, pieno, pieno di medicine, però. Vediamo se il PC ci descrive qualcosa. È particolare, ragazzi. Mi sembra quasi che siamo in un viaggio nella mente della protagonista. Beh. Adeguatezza. Adeguatezza. Astra ha trovato un modo di... Astra. Procedure di emergenza Astra. Evacuazione confirm. Lasciami entrare nel tuo. È tutto criptico, raga. Oh, io c'ho i brividi, raga, veramente. Ma giù. Oddio, 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 non... Ragazzi, non mi fate vivere la differenza tra gli uomini. Ma... Oh, Cristina D'Avena. È lui. Vado. Sta ancora aspettando. Non c'è più. Beh. Beh, devo dire, ragazzi, che se avessero voluto potevano farti jumpscare da paura qui, eh. Ok, non c'è più. Vabbè. Aspetta, non c'era sta piovra prima? Non c'era, vero? Octo. Mi ricordo. Oddio, che cazzo è successo? Ma che cacchio? Ma ci stanno i fantasmi. Ci ha provato a acchiappare, mi sbaglio? Non c'è più il PC intanto. Che cazzo sta succedendo? Non l'ho mai vista prima. Astra? Imperdonabile ritardo. Chiara inadeguatezza. Per chi è? Per me non è di sicuro, è per te. Egregio candidato, ci scusiamo per l'imperdonabile ritardo nella risposta. L'enorme mole di richieste ricevute ci ha portato a... Beh, insomma. Dopo un'attenta analisi dei materiali da lei presentati e ringraziandola per l'interessamento, abbiamo tuttavia deciso di puntare su profili in possesso di esperienze e attitudini maggiormente in linea con i nostri requisiti attuali e futuri. Al momento, considerate le sue competenze, traspare una chiara inadeguatezza ad affrontare missioni nello spazio profondo. Qualora si aprisse l'opportunità, vabbè, sì, vabbè. Grazie per l'interessamento al nostro programma. Distinti saluti, Comando Astra. Ma... Cioè, come se noi abbiamo fatto domanda per entrare in Astra, dove evidentemente siamo dentro, ragazzi, e ci hanno respinto. Ragazzi, tutto questo avvalora una mia tesi. Non vorrei che tutto stesse succedendo nella testa della nostra protagonista. Sono quasi sicuro che prima o poi questa porta si aprirà. Comunque, dai, vediamo un po' come questo mondo è cambiato adesso che siamo rinati, ok? Dobbiamo cercare di capire che adesso dovremmo praticamente rifarci tutti e due i mondi che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Però, ragazzi, io mi sto cominciando a fare una mezza idea di come potrebbe essere il gioco, soprattutto dal punto di vista della storia. La pallida ombra. Secondo lei, i senzienti, quindi gli alieni, gli indigeni di questo pianeta, non hanno quella forma di intelligenza per inviare il segnale da soli. Ma soprattutto, ragazzi, mi sono andato a documentare sull'eterocromia traumatica, quella che ha la nostra Celine, che sarebbe praticamente... Tanto qua non ci siamo mai stati, vero? Obiettivi aggiornati, vediamo un po'. Hanno sempre la pallida ombra. Torna alle lande scarlatte. Sì, ci dovrei tornare, però che viaggio devo fare per tornarci?
abbiamo un diario, adesso lo ascoltiamo. Può cambiare il colore degli occhi anche a seguito di un trauma. Ma che vuol dire? Vuol dire a seguito di un incidente. Quindi è possibile, ragazzi, mi è venuta in mente sta cosa pazza. È possibile che la nostra Celine, attraverso una delle sue missioni, potrebbe essere entrata in contatto con un oggetto contundente, un qualcosa nell'occhio, che potrebbe averla infettata, che potrebbe avergli corrotto la testa, la memoria, la mente. Boh, non lo so, boh, ma mi è venuta in mente sta cosa. La mia fine mi attende all'inizio, abbandonata come Helios. Ultima corsa, fuga fallita, schianto fatale. I miei ricordi hanno assunto una forma spiroidale a me incomprensibile e che mi trascina negli abissi dell'abisso. È lì che andrò. Come te. Come te o come comete? Allora, sto ancora decidendo come portarvela questa serie. Vorrei però soffermarmi un po' di più sull'ambiente. Vedete, questi alieni che cosa stanno a indicare? Indicano qualcosa. E poi perché piangono sempre? Devo capirlo, devo capirlo. Qua non ci siamo comunque mai stati, quindi... Sostanzialmente, ragazzi, il gioco è diviso in stanze, tutte casuali. Quindi io credo che farò un bel po' di tagli qua e là, in quelle vuote tipo questa non è che ci sia moltissimo da vedere. E quindi lasciarvi solamente le parti quelle veramente interessanti. Ogni volta però, ragazzi, si rinizia da capo con la conoscenza delle armi. Quindi abbiamo le armine. Portale d'accesso. Forse ci porta a un altro mondo. Eh sì, credo, ragazzi, che qui è. Oh, adrenalina al massimo, Guardate, guardate, tutti che pregano e si rivolgono verso qualcosa. Oh, non ci siamo mai stati qua, ragazzi, non ci siamo mai stati. Oh, cribbio. Un po' me la sto facendo sotto, devo dire, Oh, si chiudono le porte. Tutti che indicano cosa? Ci indicano la via, per caso? No. Oh, si sono accese le luci. Mi sta venendo la caga. Nuovo diario di bordo sbloccato. Ma dove sto? Raggiungi l'origine della trasmissione. Forse sto in un altro mondo, Pure... Ma questi, ragazzi, credo che siano gli esuli, vedete? Quelli corrotti già. Morti qui perché non sono ascesi. Posso andare qua? La pallida ombra è quasi a portata. Le scansioni posizionano l'origine della trasmissione presso la torre della cittadella. Quindi siamo... Quella è la torre della cittadella? Non sto ben capendo, ragazzi. O forse ci sono tanti modi per arrivare nello stesso punto. Olè. Io mi dovrei togliere un po' di avarie, glifi. Fornisce un incremento variabile di competenza. No. Massimo! Ragazzi, ci abbiamo il livello massimo delle armi. Col massimo dell'adrenalina. Cioè, mo so devastante, tipo. Quindi vuol dire che qua so tutti fortissimi. Cittadella fatiscente. Oh, cazzo. Ma dove siamo finiti? Siamo sicuri, ragazzi? Questa è la cittadella dei... Oh, mamma. Ho incontrato macchine ostili. Ma dove? Automi indipendenti. Ma dove stanno? Ma dove l'hai visto? Madonna, ma lo scatto si... Aspetta, ma io chi c'ho? Chi c'ho che mi brucia lo scatto? Ecco, incrementa nettamente il tempo di ricarica in mischia. E la ricarica dello scatto. Me lo devo togliere questo qui, in qualche modo. Dobbiamo trovare la macchina che ci leva i parassiti. Quello lì me lo devo togliere. Dove sono questi automi? Un glifo. Vado piano, ragazzi, perché ho paurissima che ci possano fare del male. Piano piano, guatti come gatti. Qui qualcosa l'ha distrutto tutto, ragazzi. L'ha distrutti proprio. Ma che cazzo è sto robo? Oh, cacchiarola! No, raga, mi sa che non ci dovremmo stare qua. Non ci dobbiamo stare qua. Non ci dobbiamo stare noi qua. Te lo dice Mike Shosha. Il viaggio sta per finire. L'origine della pallida ombra è qui. Presto capirò perché e seppellirò nel passato questi orribili ricordi. Ma quanta desolazione.
Questa è la loro città. Non restano che cadaveri e macchine distrutte. Procedo verso la torre di trasmissione. Sì, ma così, ragazzi, stiamo saltando di palo in frasca, non sappiamo niente. Non, secondo me... vedi, secondo me non dovremmo stare qui. O sì. Grado 2, i tasti doppi di un pianoforte. Una simile distruzione, tentavamo solo di comunicare, ma la situazione è... 9 bolge della Gena. Boh. Tra l'altro, ragazzi, ste doppi tasti del pianoforte, secondo me sono cose che si riferiscono alla memoria di Celine. Seguire l'entità che crea e distrugge. Non si è capito niente. Vabbè, ragazzi, noi percorriamo la strada. No, salta. Oh, eccoli va. Si combatte, vai, forza. Meno male, ragazzi, che posso perdere l'adrenalina, ma non la capacità con l'arma. Vabbè, dovremmo ricostruirci un po' di roba, dai, su. L'adrenalina si rifarà. Siamo di nuovo questi occhioluti. State buono, state a corte. Un'arma nuova. Fermi, un'arma nuova. Cannone termogenico. Che fai, te ne privi? Cioè? Mi puzza un po' sto posto, ragazzi. Ecco. Cos'è sto rosmo? Che cazzarola è? Si è teletrasportato. Ok, vabbè. La prossima avaria sarà critica. Ma perché? Adesso ho capito. Praticamente tu giochi, accumuli questi soldi e poi ti prendi i potenziamenti che ti devono fare stare in vita, sostanzialmente. Oh, ma che cacchio, questi non l'avevo visti. Quando siete usciti? Niente, mi hanno preso. No! Come? No! Ma no! Sono alla 10ª incursione. Il terreno è ricoperto di cumuli di cadaveri alti 4 metri, ammassati. Sembrano qui da secoli. Forse una guerra civile, un genocidio o un suicidio rituale di massa. Alcuni corpi sono miei e mostrano le medesime ferite. Non capisco come sia possibile. Ma come entra? Come entra? Ragazzi, allora, fermi tutti. Io sto provando il microfono nuovo. Bob non me l'ha ancora settato, quindi io spero che si senta qualcosa. C'è la nebbia. Stavo facendo delle secondarie sperando la di poter... filtra all'interno. Sì, è diverso, quindi fermi un attimo. Non sono l'unica a poter entrare. Basta che lasci una finestra aperta. Vedete, ragazzi, è cambiato tutto. C'erano molti più farmaci su... come si chiama? Su quella parte. E c'è sempre sto libro, anche al piano superiore, nell'ultima casa, c'era questa storia, vedete? La Retribution sfrecciò attraverso una scia di polvere di stelle inerte. Proprio come aveva previsto la nebbia fuoriuscita dall'urna funeraria. Oh, qua c'è una nebbia. Allora, no, in realtà questo è un racconto, però non riesco a capire, ragazzi. Cioè, è molto criptico. Vabbè, sinceramente, ragazzi, non capisco che cosa significhi tutto quello che abbiamo letto, però vabbè. Vediamo. Oh, questa porta era chiusa, però è distrutta. È distrutta, ragazzi. Oh, Cristina De Vena. Del pianoforte avevamo letto qualcosa. E c'è sempre la piovra, avete visto? Guardate quante piovre. Infatti lei vede i tentacoli. Questa melodia, sì, me la ricordo. Mm.
vedete, io vedo queste piovre. Avevo letto dei tasti doppi del pianoforte, mi pare. Ehi, oddio, brividi. Oh no, cacchio, però ragazzi, sarebbe stato figo vederci. Che cosa fai? Che ne so. Svegliati. Comunque questi potevano fare certi... Oddio, cazzo, oddio. No, no, raga, c'è brividi, ve giuro. Ma chi è? Ma poi come lo dice? Come... Selene. Cioè, abbiamo intanto la certezza che si chiami Selene. In italiano, almeno. Vedi, 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 ste piovra... Ah, no. Pensavo che andava dalla piovra di nuovo. Mi attesa. Come l'astronauta. Se ci soffermiamo a pensare al trionfo epocale del primo crudele tragico incidente stradale avvenuto a Okanogan Wenatchee, Lunaggio, è impossibile scindere Foresta. Tuttavia, non è ancora chiara la significato intrinseco della missione dagli effetti, la dinamica, dato che le condizioni stradali erano perfette. L'auto sulla lunga rail si è sul resto del mondo. Nel lago... Oddio, ragazzi, mi sta venendo... Mi sta venendo in mente. La consapevolezza collettiva. Subito gravi lesioni spinali. La figlia è miracolosamente nel ruolo dell'umanità sulla Terra. Sì. Vedete nell'universo. Vedete, ragazzi, c'è stato un incidente nello stesso momento in cui. Abbiamo messo. Vedete, su un altro canale. Un altro corpo celeste. Parlavano di questo. La bambina è sopravvissuta e illesa, siamo noi. Nostra madre è morta, non era un astronauta. Forse eri... Porco, due fermi. Ma che sta di là? Oh, cazzo. No, vabbè, raga, aspettate, questo ma... Cioè, no. Oh. Che cosa vuoi? Oh, cacchio. Io, ragazzi, mi sono fatto un'idea. Evidentemente la nostra Selene ha fatto l'incidente con la madre è morta in quell'incidente e forse lei... Vero, mamma? Sì, sì! Ti avevo detto! Ti avevo detto? Che gli hai detto? No, dai, ragazzi, non mi vuoi lasciare così! No, no! Io penso, ragazzi, che lei abbia sostituito i suoi ricordi a quelli dell'astronauta, dello spazio, avete visto, no? Cioè, contestualmente a quando lei ha fatto l'incidente, in un altro canale, nello stesso momento, avveniva tutta quella cosa dello spazio, della luna, degli astronauti, appunto. Quindi magari, sapete, no, come meccanismo di difesa... Cioè, ma sto a viaggiare proprio perché nessuno ce l'ha detto. Detto, magari non state sentendo niente perché sto video non ho settato il microfono, quindi non sentirà a nessuno. Oh! In caso, fatemi sapere che ne pensate, ragazzi, perché questa è veramente tosta come cosa. Secondo me, ragazzi, sta succedendo tutto nella sua testa, per forza, per forza. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!